Ok, devo cominciare. Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie innanzitutto per questa calorosa partecipazione. Stiamo proseguendo sulle tappe dei nostri incontri con le scienze. Abbiamo qui con noi oggi un chimico industriale, Paolo Donaggio. Il dottor Paolo Donaggio è stato, come dire, attivissimo nelle industrie chimiche per oltre 40 anni. Oggi ci racconta alcune delle sue esperienze. In particolar modo abbiamo chiesto al dottor Paolo Donaggio di raccontarci di un evento, una scoperta nel campo della chimica, una scoperta che ha dato all'umanità un prodotto sicuramente molto diffuso, il polietilene. Un'invenzione per caso, ci ha detto il dottor Donaggio, e noi siamo curiosi innanzitutto del polietilene, delle sue caratteristiche, di quello che è praticamente appunto tutto quello che si poteva dal punto di vista chimico di questo prodotto, ma ovviamente siamo ancora più curiosi dei processi e delle modalità con cui si è pervenuti a questa importante scoperta. Io non aggiungo altro se non che i fogli che avete firmato, per cortesia restituitemeli, prima della fine della conferenza. Avrete diritto, i ragazzi del triennio avranno diritto poi a fine percorso ai crediti formativi previsti appunto per iniziative di questo genere. Non aggiungo altro, se maturano delle domande, dei quesiti, Paolo Donaggio si ferma volentieri a rispondere alle vostre curiosità. Buon lavoro. Ok, grazie professor Bordonaro. Ciao gente, grazie per essere qui di primo pomeriggio, che sicuramente non sarete al massimo delle vostre possibilità, almeno io non lo so. Ci sono una marea di invenzioni che sono state fatte per caso. In realtà uno si mette a lavorare su tutt'altro e gli saltano fuori delle cose che magari al momento non riesce proprio a capire se mai avranno una possibilità di tirar fuori qualcosa o se serviranno mai a qualcosa. Ad esempio, giusto per dire, un certo John Pemberton ad Atlanta lavorava con una miscela di vino estratto di coca. Ci faceva delle cose che secondo lui dovevano servire a curare il mal di testa. E poi la città di Atlanta lo frega perché improvvisamente vieta l'uso dell'alcol. E lui deve andare avanti in qualche maniera usando la coca e qualcosa d'altro per tirar fuori qualcosa, e questo è quello che ha tirato fuori. Un altro caso, questo già molto più importante, Alexander Fleming all'inizio del Novecento stava facendo delle sperimentazioni su delle colture batteriche. Si dimentica la coltura batterica andando in ferie e quando torna scopre che c'è uno strano funghetto nella coltura batterica e i batteri tutti intorno sono morti. E là gli salta fuori la penicillina. Nascevano in quel momento gli antibiotici. Altri casi sono stati, che so, il forno a microonde. Il suo inventore in realtà stava lavorando sui radar e gli è venuto in testa che poteva essere usato per questo. I raggi X, il signor Röntgen lavorava su dei tubi catodici per televisione e improvvisamente ha visto delle immagini che in realtà sembravano delle ossa. La saccarina, non so se sapete cos'è, comunque è un dolcificante che si usa al posto dello zucchero. Il suo inventore stava lavorando in realtà con del catrame e mangiando i dolci di sua moglie si era accorto che i dolci erano più dolci del normale, perché gli era rimasta sulla mano una strana sostanza, e quella sostanza fatta analizzare era la saccarina che vabbè, trovate dappertutto. I cornflakes pure loro sono stato un caso, perché il signor Kellogg
stava facendo una bollitura di grano, ha lasciato la pentola lì sul fuoco un po' troppo, la cosa è diventata estremamente popposa e dura, e questo è quello che è stato fatto fuori. I post-it. Un certo Silver lavorava con delle colle alla 3M, una grande azienda americana, e gli è venuta una colla che in realtà incollava appena appena. Un suo collega aveva bisogno di incollare dei pezzi di carta che però si staccassero facilmente dalla Bibbia, figuratevi, e sono saltati fuori i post-it. E sì, anche questo è venuto fuori per caso, perché Hoffman, che era un chimico in una farmaceutica svizzera, stava lavorando con dei derivati dell'acido lisergico e per provarlo ne ha messo un pochino in bocca. Dopo aver fatto un viaggio ha scoperto che aveva tutt'altre cose. Vabbè, comunque, tornando a bomba su quello che era la prima parte. Nel 1933 questi due signori, Gibson e Fawcett, che lavoravano per la Imperial Chemical Industry, che era la più grossa industria chimica inglese, la più grossa industria inglese di allora, adesso non esiste più, ma questa è un'altra storia. Questi qui stavano lavorando facendo degli esperimenti con un gas, l'etilene, a diverse pressioni. E una volta aprendo, non è propriamente questo, però era molto simile, aprendo il loro marchingegno avevano trovato una polverina. Questa polverina è risultata essere una plastica, che oltretutto, fatte le debite prove, si lavorava bene, che non era male. Era impermeabile al vapor d'acqua. Si saldava da Dio, era inerte, e questo sarà poi estremamente importante nell'imballo degli alimenti, e una cosa che lo fregherà il polietilene, perché è questo il suo nome, fregherà il polietilene dopo, era isolante da un punto di vista elettrico. Vabbè, cosa serve il polietilene? A fare sacchetti per frigo, sacchetti di tutti i tipi. I contenitori per liquidi li trovate un po' dappertutto, ma non so, anche per questi liquidi eventualmente, quindi dai detersivi all'olio motore o altro, fino a delle robe da 150 litri. È saldabile, quindi i sacchi industriali, questi sono dei sacchi trovati davanti a un negozio qui a Como, e roba per agricoltura, devono essere saldati velocemente, e quindi sono estremamente utile che questo prodotto sia molto facilmente saldabile e trasparente. I teloni sopra le serre, c'è bisogno che il sole ci passi, e quindi i teli da serra, e ovviamente i cavi elettrici. L'isolamento di quasi tutti i cavi elettrici è fatto di polietilene da allora. Vabbè, allora questi qui si trovano questa bella polverina e la loro mega industria pensa di cominciare a farci qualcosa. Comincia nel 1939 a produrla industrialmente, utilizzando grosso modo il metodo che, senza saperlo, avevano usato questi due tizi, cioè alte pressioni. Stiamo parlando di 1500 atmosfere, 2000 atmosfere, e un pochino di ossigeno più l'etilene. Però subito dopo arriva la guerra. Siccome questo era un ottimo isolante per cavi, viene bloccato dal governo per farne dei cavi per i radar, che in quel momento stavano partendo. Finisce la guerra e nel 1944
il mondo riparte. E oltre alla ICI c'è anche la DuPont nel Texas, la Bakelite in Virginia, che utilizzano lo stesso prodotto, processo per cominciare a fare questo prodotto, che è diventato, questi sono dati del 2016, è diventato il prodotto, la plastica più prodotta al mondo. Stiamo parlando nel 2016, stiamo parlando di circa 105.000 tonnellate l'anno. Parliamo dell'Italia. Beh, anche in Italia immediatamente, negli anni 50, fine anni 50-60, si cominciò a produrre, come vedete, soprattutto al sud Italia. Soprattutto in Sicilia c'erano 3 stabilimenti. Qualcuno con il metodo messo a punto dall'Imperial Chemical, qualcun altro con altri prodotti, però l'Italia si buttò quasi subito a produrre questo tipo di materiale. Negli anni 80 le industrie italiane che lo producevano, che erano sostanzialmente 3, facevano la più grande produzione in Europa e la terza nel mondo. E poi succede qualcosa. Succede che dal 1980 ad oggi l'Europa comincia a perdere colpi per quanto riguarda la produzione, che va da qualche altra parte. Oggi in Italia questa materia plastica viene fatta solo in 3 stabilimenti. Non è un male. Questo è uno di quegli stabilimenti prima che venisse chiuso. Come vedete, rendeva il panorama decisamente bello. Vediamo cosa è successo di fatto in questi anni. Allora, nel 2001 c'era una produzione di polietilene di 65 milioni di tonnellate l'anno. Di questi 65 milioni di tonnellate, il 60% veniva fatto nel mondo occidentale, quindi Europa, Stati Uniti e Sud America. C'era un pochino di produzione nella penisola arabica, che in realtà non è che abbia un grande bisogno di polietilene, per una semplice ragione. Lì c'è il petrolio, lì c'è il gas, il polietilene da quello viene, esclusivamente da gas. Quindi di fatto la produzione era molto più semplice farla nei paesi arabi. Ma vediamo cosa succede in 20 anni. Succede che ovviamente la produzione raddoppia quasi. Solo che l'ovest del mondo diventa il 40%. E l'Asia, potete mettere che metà di quel 36% è la Cina. E l'Arabia Saudita in particolare, ma anche il Qatar, di fatto diventano i più grandi produttori. Questo perché, soprattutto? Perché stava cambiando in quei 20 anni, è cambiato tutto il mondo per quanto riguarda la produzione. Nel 2001 la quantità di polietilene che veniva usato nel mondo erano circa 50 milioni di tonnellate. E anche qui il 60% era il mondo occidentale. Il 2001 non è esattamente un anno qualunque. È l'anno in cui la Cina aderisce all'Organizzazione Mondiale del Commercio. Cioè, in pratica è l'anno in cui la Cina comincia a mandare a produrre e a mandare roba nel mondo più ricco,
Tutti noi ce ne siamo accorti, perché tutti noi abbiamo in tasca qualcosa di cinese in questo momento. E di fatto nel 2016 il 40% dell'uso del polietilene è ancora fatto nel mondo occidentale, ma il 50% è l'Asia. E quel 50%, ben più di metà, è la Cina, che ovviamente usa questo tipo di materie plastiche, ma fa tante altre cose, come voi appunto ho detto, sapete. Il polietilene ovviamente ha un piccolo problemino, fa tante cose, ma non è biodegradabile. Dove lo mettete resta, resiste anche secoli, per cui il problema è quello di riciclarlo oppure in qualche maniera toglierci il problema dei rifiuti che vengono dall'imballo o simili. Quello che si fa col polietilene oggi, per il 40% si riesce a riciclarlo, però per un altro 40% deve essere bruciato, perché da tutti i punti di vista è comunque petrolio solido, quindi almeno quello serve. E un 20% va ancora oggi in discarica. Che cosa si ricicla del polietilene? Soprattutto le bottiglie. Le bottiglie che voi vedete, le bottiglie di detersivo o bottiglie simili, vengono recuperate durante il riciclo, poi trasformate in piccole scaglie e rivendute, e può essere di fatto riciclato più volte, sì, ma non per sempre. Perché il problema del polietilene, come delle altre materie plastiche, è che a ogni passaggio peggiora. Quindi a ogni passaggio diventa più difficile lavorarlo, a ogni passaggio quello che ne viene fuori è peggiore. Per cui bello il riciclo, però è semplicemente rimandare il problema, perché dopo 3 o 4 passaggi o va a finire nell'inceneritore o va a finire direttamente in discarica. E questa è la quantità che fino adesso abbiamo accumulato di materie plastiche nel mondo. Siamo a 360 milioni di materie plastiche in totale. E questo è un macigno che abbiamo sulle spalle, perché queste non si degradano. Quindi questo è un problema che resterà alle prossime generazioni. Resterà a voi, per la precisione. Io ho finito, ragazzi. Grazie per avermi ascoltato. Facciamo un applauso. Hai finito così presto, perché lo so, perché da gran volpone adesso aspetti che siano i ragazzi a farti le domande, eh? Allora, dal punto di vista della reazione chimica, Paolo, che si potrebbe un attimino chiarire meglio. Quindi si parte dalla formula dell'etilene e si aggiunge ossigeno, però ad altissima pressione. Esatto. Si parte dall'etilene gas, che l'etilene è un gas. Che si ottiene anche questo per... Aneddoto, l'etilene viene anche prodotto dalle piante. Cioè, se voi prendete... L'etilene è stato scoperto che l'etilene aveva un effetto sulle piante, è un ormone delle piante l'etilene, notando, quando sono saltate fuori la prima illuminazione a gas in Europa, si notava che le piante che avevano della frutta vicino alle lampade a gas
aveva la frutta che maturava molto prima. Da lì si è scoperto che l'etilene è un gas che le piante producono e che serve a maturare la frutta. Se voi mangiate una mela, dentro la mela ci sono 100 parti per milione di etilene, che non deriva dal petrolio in questo caso, deriva proprio dalla pianta di mele. Sfortunatamente non è che si possa fare l'etilene dalle piante, non ce ne sarebbe abbastanza. E comunque il problema sarebbe sempre lo stesso. Non si degrada, è una pietra. Comunque sì, si parte da un gas, l'etilene, lo si porta a pressioni estremamente alte, appunto dell'ordine tra 1000 e 2000 atmosfere, a temperature sui 150 gradi, in presenza di ossigeno, oppure in realtà adesso si fa in presenza di perossidi, e ne viene fuori una polvere che poi viene trasformata in granuletti e ci si fanno tutte le cose che avete visto. Quindi dai giocattoli fino ad arrivare alle serre, fino ad arrivare ai contenitori, ad esempio quasi tutti i contenitori per i rifiuti che vedete in giro sono fatti di polietileno. Le canoe si possono fare. Altro? Sulle invenzioni per caso nessuno ha delle domande. Vi butto là una cosa. Tutti voi avete in tasca un'invenzione per caso. L'invenzione si chiama vetro gorilla, Gorilla Glass. Era una cosa che la Dow Corning, una delle grosse produttori di vetro statunitensi, aveva fatto, ma in realtà non sapeva cosa farci. Era un vetro estremamente duro, talmente duro che non sapevano cosa farci. Poi è saltato fuori un tipo strano, un californiano, che andava in giro camminando scalzo. In generale mangiava frutta, perché pensava che mangiando frutta non avrebbe avuto odori del corpo, quindi non puzzasse. In realtà puzzava come un caprone. Gli piacevano soprattutto le mele. Tant'è che ha fatto un'azienda che si chiamava Apple. E lui aveva un'idea in testa che non si toglieva. Non gli piaceva la tastiera del telefono. Però tutti i materiali che aveva provato per una cosa strana, rettangolare, forse ce l'avete anche voi, si rompeva dopo un po'. E la Corning gli salta fuori con questa cosa e lui l'ha provata e quella cosa lì l'ha chiamata iPhone. E poi c'è qualcun altro che ha fatto la stessa cosa, sembra che sia diffusa. Altro? Loro sono attoniti perché probabilmente si aspettavano, come dire, qualcosa di più approfondito, sono abituati a tirarla lunga. Invece è proprio come dire, un'opportunità che ci dà il dottor Donaggio di poter interloquire. Paolo, forse la resistenza del polietilene è dovuto anche sostanzialmente, come dire, all'energia in gioco per costruire i suoi legami, i legami di queste molecole che costituiscono questo materiale. Nel senso, hai parlato di atmosfere 1000-2000 volte più forti di quelle e di una temperatura, vabbè, anche quella gioca il suo ruolo nella reazione chimica. I legami sono di tipo covalente, quelli che si formano? Sono legami carbonio-carbonio e carbonio-idrogeno. E sono legami, ed è lì praticamente che risiede, come dire, in qualche modo anche la durata del tempo di questo materiale. Sì, sicuramente sì. E lì è nel fatto che si tratta, vengono fuori delle catene, perché le materie plastiche, i polimeri, sono di fatto delle lunghe catene, sono dei,
degli idrocarburi molto lunghi in questo caso, lunghi milioni di atomi di carbonio. E questo dà loro le proprietà che di fatto hanno. Purtroppo dà anche la difficoltà che hanno eventuali batteri o microorganismi di qualunque tipo a mangiarsele queste cose. L'unica cosa che realmente dà fastidio a molecole, a macromolecole del genere, è la luce del sole. Per cui se voi mettete ad esempio un sacchetto di polietilene, un sacchetto, non quelli che vi danno al supermercato perché quella è un'altra roba, se lo mettete al sole dopo un paio di giorni si sfarina, si rompe molto facilmente. Sfortunatamente si rompe e basta, nel senso che ne vengono fuori dei piccoli frammenti, ma quei piccoli frammenti comunque non ci sono dei microorganismi che sono in grado di mangiarseli. E l'azione soprattutto della componente ultravioletta della luce del sole a giocare quell'effetto di degradazione sul materiale. Sì, infatti. Come si fa, Paolo, da questo processo che è naturale? Le plastiche abbandonate nell'ambiente finiscono sostanzialmente loro malgrado per essere, come dire, irrorate praticamente da grandi quantità di raggi ultravioletti. Ma da qui alla formazione delle microplastiche, delle nanoplastiche, questo problema che adesso tanto sta affliggendo, diciamo, la nostra quotidianità. È esattamente quello che ho detto prima. Cioè, le cose, soprattutto in polietilene, ma anche le altre plastiche, sono più o meno la stessa cosa. Vivono comunque dove viviamo noi. E noi viviamo, tutto sommato, in un'atmosfera di gas reattivo sotto un costante bombardamento di radiazioni ionizzanti che è il nostro caro Sole. E le plastiche sotto questo stanno. Quindi, pian piano, come ho detto prima, mettete un giocattolo, un sacchetto al sole e comincerà a rompersi, a diventare sempre più piccolo, fino ad arrivare a dei piccoli fiocchi. Tempo fa, cercando di far sembrare i film di materia plastica che si usano in agricoltura, c'erano delle aziende che offrivano degli additivi, qualcosa da mettere dentro alla plastica per farci il film, che accelerava questo processo di degradazione da parte del sole, che però è solo un processo di degradazione, che per quello che ne viene fuori sono piccole particelle, che diventano sempre più piccole, nanoplastiche, giusto appunto. Le dimensioni delle nanoplastiche sono talmente piccole, parliamo dell'ordine di qualche micron, per cui sono, come dire, assolutamente invisibili all'occhio umano e finiscono, come dire, anche per essere catturate all'interno della catena alimentare, soprattutto quando si formano in ambiente marino, quando si formano nel suolo. Questo inevitabilmente le porta poi anche all'interno dell'organismo umano, no? C'era un dato che mi colpiva, nel senso che ne soffrono soprattutto i bambini, i quali tra omogenizzati, poi tettarelle in plastica, ciucciotti eccetera eccetera, finiscono per essere, come dire, degli accumulatori di nanoparticelle. Infatti, esattamente questo, perché comunque si degradano pian piano, diventano sempre più piccoli, arrivano a dimensione di un micron, possono essere tranquillamente anche respirate. E sì, va bene, sono effettivamente inerti, non reagiscono, però lì stanno. È come respirare della polvere. Che non è solubile in acqua, è una polvere che non può essere degradata con i normali meccanismi che il nostro organismo utilizza per allontanare, diciamo, i corpi estranei.
non può essere attaccata dal sistema immunitario, perlomeno vengono attaccate dal sistema immunitario, ma non riescono ad essere distrutte. No, infatti, no, non quindi, c'è niente che di fatto la possa distruggere. Quindi sono destinate praticamente ad un accumulo costante. Paolo, c'è modo praticamente per pensare che appunto il polietilene, pur con tutti i vantaggi che presenta in termini di applicazioni pratiche, eccetera, eccetera, possa essere in un domani sostituito da qualcosa di più, come dire, sostenibile? Questa è la domanda delle domande. Cioè, no, tu rispondimi pure male, nel senso no, il fatto è, pensate a quante cose di plastica abbiamo intorno da quando siamo nati. E pensate che tutto quello improvvisamente scompaia. È dura, perché di fatto abbiamo costruito in decenni un'organizzazione che si basa anche su quello. Pensiamo solo al mantenimento dei cibi. Cioè, è difficile pensare di avere dei surgelati senza un sacchetto che li protegga. È difficile pensare di andare a prendere un succo di frutta da un rubinetto piuttosto che comprarlo in una bottiglietta. Cioè, questo è vero per tutte le plastiche. Sono maledettamente comode. Però ci stanno creando e creeranno sempre più un problema. E la soluzione non è neanche nelle cosiddette plastiche biodegradabili, perché nel momento in cui voi comprate un succo di frutta dentro una bottiglia di plastica biodegradabile, beh, la plastica biodegradabile ha cominciato a biodegradare da quando è stata fatta. Quindi potreste anche trovarvi la bottiglia che a un certo punto si rompe e il succo di frutta se ne va. Non è così semplice. Mia opinione. L'ho detta prima, è vero soprattutto per il polietilene, ma è vero per quasi tutte le plastiche. Sono petrolio solido. Noi il petrolio, il gas, lo usiamo comunque, lo bruciamo per produrre energia. Sarebbe meglio, più facile, produrre energia da materie plastiche. Cioè, alla fine il ciclo tornerebbe indietro. L'altra possibilità è quella, ci stanno provando, di ricavare materie prime per fare materie plastiche dalle materie plastiche, in modo da avere un altro ciclo, ma siamo solo agli inizi e non si sa in realtà quanto sia possibile realmente questa cosa. Soprattutto quanto sia economicamente, come dire, attuabile, perché poi il problema è quello. Più di una volta si è letto che le plastiche di seconda generazione sono molto spesso più care di quelle di prima generazione, e la differenza la fa il prezzo del petrolio sul mercato mondiale, no? Se il prezzo sale tantissimo diventa conveniente comprare le plastiche di seconda generazione, se invece il prezzo è mediamente, diciamo, basso, conviene comprare le plastiche di prima generazione. Sì, perché l'industria delle materie plastiche è un'industria che usa pochissimo personale. Se voi andaste in una fabbrica, in uno stabilimento di petrolchimico, le persone che vedete in giro sono molto poche. Per cui il costo del lavoro non è molto importante. Incide tantissimo invece il costo della materia prima, e la materia prima è petrolio e gas. Quindi quella materia prima fa la differenza, come dice giustamente Bordonaro, a seconda di quello si preferisce prendere la plastica di prima generazione o vergine oppure la plastica riciclata. Ti apro un'altra questione, che sarebbe che, come dicevi tu, pochi addetti, per la mia esperienza, per quello che ricordo io, era soprattutto personale addetto a
manutenzione e verifica dei sistemi di sicurezza, perché gli impianti chimici sono ad alto rischio di incendi ed esplosioni, proprio primo per la natura dei materiali, quindi combustibili sempre, il comburente non manca, l'ossigeno dell'aria non manca e poi c'è tanta energia in gioco, per cui sono proprio le condizioni che accelerano le reazioni chimiche praticamente senza possibilità di scampo. Quindi possiamo in qualche modo pensare di avviare le plastiche ad un utilizzo come produttori di energia, fondamentalmente è questo quello che stai dicendo, nel senso che qui si apre il problema dei termovalorizzatori, no? Altra questione spinosa, eccetera eccetera. Le plastiche possono essere bruciate, possono andare in combustione a temperatura molto elevata, perché il rischio altrimenti è di lasciare nell'ambiente dei composti indesiderabili. Sì, le diossine. È anche vero che di fatto i termovalorizzatori più avanzati riescono a creare energia creando il minimo o quasi niente inquinamento, a parte l'anidride carbonica, quella è ovvia. In realtà è quello che ho detto, sinceramente io ho poca fiducia nel riciclo, perché, lo ripeto, secondo me è semplicemente un rimandare il problema, e molta più nella possibilità di creare energia, visto che comunque l'energia serve. Qui Paolo, come dire, complice appunto, chiedo appunto la tua complicità. Qui però c'è un problema serio, nel senso che la riconversione energetica, che in qualche modo riduce la quota di energia prodotta praticamente dalla combustione, no? Potrebbe paradossalmente costituire un problema, nel senso che se non posso più bruciare per produrre energia, perché sono costretto a passare al green, no? All'eolico, all'idroelettrico, e qualcuno sta dicendo torniamo anche al nucleare, eccetera eccetera, cioè verrebbe meno l'occasione proprio per eliminare dall'ambiente quella quota di plastica che non posso più riciclare. Certo, sì, potrebbe c'è questa cosa. Dall'altra parte i combustibili fossili non sono infiniti, quindi prima o poi si arriverà a una fine, quindi prima o poi questo problema ci capiterà, vi capiterà sulle spalle. Come saltarne fuori, io sinceramente non lo so. Lo vedrete voi. Perché il paradosso è che appunto verrebbero meno i combustibili, quelli che posso mettere nel serbatoio della macchina, no? I derivati del petrolio, gasolio, benzina, eccetera eccetera. Ma nelle centrali termoelettriche io potrei sostanzialmente continuare, cioè finisce il petrolio, ma nelle centrali termoelettriche io posso continuare ad andare avanti a produrre energia bruciando rifiuti, e tra questi rifiuti plastici in particolar modo, finché c'è plastica sulla faccia della terra. Quindi il giorno in cui finisce il petrolio posso continuare a produrre energia elettrica raccattando rifiuti plastici in giro per il pianeta. Questo sì, questo sì. Il problema è che non posso più andare in giro con la mia macchina, perché nella mia macchina la plastica non si riesce a meno di non fare una macchina a vapore, lo spali direttamente. Bisognerebbe appunto crearsi un generatore. Le bottiglie dentro qualcosa a mo' di carbone. Io penso di aver fatto, come dire, più del mio, nel senso che in effetti aspettavo le domande degli studenti, ma sono qui ancora in parte. Non è una cosa semplice. Non è una cosa semplice. Poi vabbè, comunque, sono le due, siamo un po' addormentati. Abbiamo toccato molte questioni, abbiamo lanciato molte provocazioni. Michele. Qualche anno fa, alla sua conferenza, lei disse che il pile era l'ultimo prodotto del riciclo delle plastiche. Cioè, dopo il pile, per dire, non si poteva più riciclare, giusto? Ricordo bene Il pile, nel senso, sì, cioè quello è una delle possibilità. In realtà nel riciclo
si fanno molte cose, si riescono a fare, vabbè, giochi per bambini, si riescono a fare tubi, ci sono parecchie cose che si riescono in realtà a fare. Il pile è forse uno dei prodotti più nobili. Viene quasi tutto dalle bottiglie in poliestere, il pile, sì. È una delle possibilità. Ha lo stesso problema che dicevo prima. Cioè vuoi dire che il giorno in cui si bucherà lo porto direttamente all'inceneritore? Sì, okay. Esatto. Va bene. Altre questioni? Forza, Francesco. Vedi che alla fine si svegliano i ragazzi. Quali sono gli elementi a cui bisogna prestare, diciamo, più attenzione durante la produzione del polietilene per far sì che il prodotto finale, diciamo, abbia tutti i requisiti per essere un prodotto fatto e finito che poi in futuro può essere utilizzato senza particolari problemi? Non ho capito bene la domanda, cioè... Se è necessario prestare attenzione appunto a determinati elementi durante la creazione del polietilene per, diciamo, non avere un prodotto che grava sin dall'inizio sull'ambiente, magari c'è solo il prodotto finale, cioè solo magari dopo i 3, 4, 5, 10. Purtroppo non c'è possibilità, graverà sull'ambiente comunque. Non è che non si riesce a renderlo biodegradabile, non si riesce a farlo sparire, no. Purtroppo non c'è nessuna possibilità, è come avere un sasso. Se fosse possibile un riciclo delle microplastiche non sarebbe possibile? Il riciclo delle microplastiche, per riuscire ipoteticamente a tirare fuori le plastiche e farle riciclo. Nel riciclo delle materie plastiche, quello che resta proprio in fondo, che viene chiamato, che appunto il residuo, è una delle cose più difficili da usare. Uno, perché è estremamente disomogeneo, e poi perché è difficile da recuperare, per cui si riesce a recuperare quello che riescono a portare i camion che vanno a prendere la plastica che noi tutti ricicliamo, ma tutta quella che sfugge da questo non si riesce a recuperare, ed è quello che dà microplastiche. Beh, d'altra parte c'è un'isola delle plastiche da qualche parte nell'Oceano Pacifico, che siccome le plastiche sono meno dense dell'acqua, ovviamente sta in superficie, quindi si becca i raggi del sole. E quello è una sorgente favolosa di microplastiche, perché a furia di prendere botte di raggi UV, pian piano si riduce di dimensioni finché il vento se lo porta via. No. Come si colorano queste plastiche? Perché le ha fatto vedere vari contenitori, però avevano colori diversi. Si utilizzano quelli che vengono chiamati master batch, ovvero sia dei concentrati di colore nella stessa materia plastica. Vengono fuori in pratica dei granelli colorati, e questi vengono aggiunti in una certa percentuale nella materia plastica per dare quel colore. Questa è una maniera, quella che viene usata appunto per i contenitori, ad esempio. Quindi il contenitore di fatto viene già fuori colorato. Altrimenti i film vengono stampati. Perché di per sé, diciamo, quelli di viene trasparente. Mi scusi? Per sé, diciamo, è trasparente, cioè se non sì, in sé, in sé è abbastanza trasparente, sì. Sì, quindi sì, chiaramente per farlo colorato deve essere addizionato con del colore. Il colore non si mette così com'è, ma deve essere predisperso in altro polietilene e poi viene immesso, sì, mi sto perdendo, cioè in pratica si fa un concentrato di colore
in polietilene perché sia compatibile con quello che deve essere colorato, e poi se ne mette il 5%, 10% a seconda del grado di colorazione che si vuole ottenere, si fa così. Altre questioni? Abbiamo lanciato una serie di provocazioni, Paolo, ti toccherà tornare perché poi se fanno le domande a me io le giro a te, quindi casomai ci risentiamo, ci riaggiorniamo, va bene. Allora io direi ancora grazie. Grazie ancora. Ci fermiamo qui, appuntamento al 9 di dicembre, parliamo di modelli matematici con... Nove dicembre. Alle 14? Sì, sempre alle 14. Quello non mi interessa. Aspetta Paolo che adesso ce n'è aperto qualcosa.